Perché naturalmente l'autore di questa sera, cioè Nicola Fervola, diciamo, appartiene a quella grande cultura napoletana, guardate che fa tremare I veramente polsi. le vene e i polsi, direbbe Dante. Cioè, basti pensare, non so, non solo a Croce, già basterebbe Croce, Vico, insomma, lancio così dei nomi, cioè Giovanni Battista Vico. Ma a me piace ricordare anche, diciamo, un castrocinese, Francesco Saverio Cerasa, grandissimo amico di Vico. Vico lo tenne legato a sé. Peccato che io sono venuto, diciamo, a Napoli in cerca di una sua statua e in quella chiesa dove c'era la statua, oggi non ci sono più i cappuccini, e non si sa che fine ha fatto quella statua di questo nostro concittadino del Settecento. Si dice che avrebbe assistito, che ha assistito Vico in punto di morte, un cappuccino dottissimo, dottissimo, a cui Vico dedicò le sue, diciamo, orazioni inaugurali con la dedica in latino, per dire questo legame della nostra, di questa terra, con Napoli, con questa cultura, legame che è scomparso ormai, diciamo Si vede. la verità, che non c'è più, perché? Però vi dire, prima, cioè la capitale era Napoli, da quando è Roma, naturalmente, cioè, si è affermata Roma, gli uffici, c'è le conservatorie e tutti quanti i rapporti, quindi diciamo i tribunali, Santa Maria Capua Vetere, eccetera, sono tutti legami che sono scomparsi. Questa sera ci viene data, ecco, l'opportunità di sentirci parte integrante di questa civiltà, di questa cultura del Regno delle Due Sicilie, di questa grande cultura napoletana. Consentitemi di esprimere anche la soddisfazione di ospitarvi qui, in questo magnifico luogo del monacato di Villa Eucheria. Io dico Eucheria, anche se naturalmente con il nome del ristorante Villa Eucheria, l'antico nome di Eucheria sta scomparendo e si sta rarefacendo anch'essa, ma è chiaro che qui la matrona a cui è dedicata questa villa, perché qui siamo, è vero, sui resti di una villa romana, è vero, che sarebbe stata dedicata, diciamo, alla matrona Eucheria. Villa romana, cioè grandissima, famosissima, cioè basti vedere, non so, non l'abbiamo fatto in tempo, ci sono ancora, insomma, i vari livelli di questa villa che scende a gradoni verso giù, verso la pianura. Il primo gradone finisce dove c'è un criptoportico che si può visitare, ancora molto bello, con i disegni che durante la guerra, l'ultima guerra, la seconda guerra mondiale, è stato rifugio dalle cannonate, rifugio dai nemici, dai tedeschi, eccetera. C'è ancora il basamento di questa villa che si vede vedendo con dei macigni enormi, questa basis ville. Quindi è un posto, diciamo, a noi molto caro. Bellissimo anche questo, diciamo, il cortile con la cisterna romana, c'è un pozzo romano, c'è questa villa romana che poi è diventata monacato femminile. Qui c'erano le badesse che a volte dipendevano da Montecassino, a volte dai conti di Aquino. C'era questa lotta, è vero, nel Medioevo tipica, è vero, tra i conti Qui d'Aquino era e proprio Barbarigli. un luogo di confine proprio. Sì, siamo proprio al confine tra
quindi l'abbazia di Montecassino e i conti d'Aquino. E qui si parla per esempio di Badesse già nel 750-800 d.C., quindi 13 secoli fa, è veramente ricca di storia. Poi sapete che quando